Fratelli e sorelle, benvenuti all'Allianz Stadium, il nostro stadio, lo stadio che cambia il calcio, da Claudio Zuliani. Il derby è sempre il derby, ma ci sono derby e derby. Questo arriva in un momento che richiede una svolta per entrambe. Loro sono invischiati a sorpresa nella lotta per non retrocedere, noi lontani 6 punti dalla vetta della classifica. Il derby di stasera può valere più di 3 punti, può valere per i singoli, può valere per la squadra, può valere per l'ambiente, può valere per la classifica, può valere per l'autostima. Partiti fino alla fine del primo tempo, forza Juve, Ronaldo ci prova da centrocampo, attenzione, aveva visto Sirigu leggermente fuori dai pali, si è fatto dare il pallone da Dybala, ha provato il gol da centrocampo dopo 7 secondi, sarebbe stato qualcosa di incredibile. Ansaldi lo sposta e chiama lo schema, attenzione, 2, 4, 6, 7 maglie granata nella nostra area di rigore, il cross sul primo palo, pericolo, gol del Torino, incredibile Onkoulou. Onkoulou schierato a sorpresa, titolare da mister Giampaolo al 9° minuto di gioco, solo Soletto in quel pezzo dell'area di rigore trasforma il gol che porta in vantaggio il Torino nel derby della Molo. Juventus 0, Torino 1, il gol è di Onkoulou. Il colpo di tacco deviato di Meite, il pallone arriva a Onkoulou che davanti a Szczęsny non ha problemi a mettere in gol. Torino in vantaggio. Dai ragazzi, è forza. Palla troppo corta per Ronaldo. Contrattacco del Toro. Belotti innesca Zaza in posizione regolare. Zaza entra in area davanti a Szczęsny. Zaza, Szczęsny! Gli chiude la porta e impedisce il raddoppio del Toro. Proviamo il contropiede noi dall'altra parte. Palla lunga per Dybala, poi in culo all'indietro per Sirigu che è fuori dall'area di rigore. Riesce però a lanciare con calma verso Ansaldi. Palla gol del Toro per il raddoppio. Attenzione ragazzi, dobbiamo entrare subito decisamente in partita. Onkoulou. Bentancur apre bene per Cuadrado, posizione regolare di Guampo, può crossare, lo fa subito. Bello sul secondo palo. Ronaldo è arrivato con leggero ritardo, Dybala scavalcato dalla traiettoria del pallone. Bentancur e Dybala sulla palla, tutto pronto, fischia l'arbitro, la finta di Paolino, il cross morbido di Bentancur, testa di Danilo dentro l'area di rigore, palla respinta, la recupera Chiesa, la mette giù, a Meite vicino, allora scarica all'indietro per Kulusevski sul mancino, il cross esce Sirigu con il pallone alto e la bandierina del guardalinea, il signor Carbone che sventola. Gioco interrotto, calcio di punizione per il Toro. La finta di Ronaldo a favorire l'intervento di Bentancur che potrebbe tirare, no, la scarica per Rabiot, può tirare lui, non lo fa nemmeno, allora mette dentro la rigore per Chiesa che vuole restituire a Rabiot, però nel frattempo è uscito Sirigu. Abbiamo avuto due volte la possibilità di un'eventuale conclusione del limite dell'area di rigore, lì ci dobbiamo credere di più. Ronaldo prova l'accelerazione, poi serve Chiesa sulla corsia, il sinistro deviato in area di rigore, anticipato Ronaldo ma non Dybala che la prende, crossa scavalcando oltre che la traversa anche la linea del campo, il pallone è uscito. Rincon, Singo carica il traversone, lo effettua in presa plastica Szczęsny. Al minuto numero 28, Juve 0, Toro 1. Bonucci. Attenzione a Cristiano. Il cross dal fondo. Arrivava Cuadrado veloce dall'altra parte. Ansaldi di testa, Sirigu in presa alta sul posto, senza problemi. Fischia l'arbitro. Parte Paolino col mancino deviato, calcio d'angolo Juventus, terzo corner del primo tempo. Dai, dai ragazzi, dai, andiamo a prenderli. Occhio ai blocchi. Parte la cross sul primo palo, un braccio, attenzione. No, l'abito fa proseguire. Fisca l'abito. Il cross di Bentancur, il colpo di testa all'indietro, troppo con il corpo di Bonucci. Palla alta sopra la traversa della porta difesa da Sirigu. Ronaldo. Cuadrado.
Il cross arretrato per Dybala, se la mette sul mancino, tira in porta! Centrale, si accartoccia Sirigu e para. Niente da fare neanche in questa occasione. E allora riparte nuovamente il Torino con Ansaldi. Rincon, Ansaldi. Rincon evita l'intervento di Rabiot, poi non vede compagni dentro l'area, serve allora Zaza fuori. Scarico esterno per Ansaldi, il cross sull'altro palo, Belotti al volo di destro. Palla alta, non di tanto sopra la traversa, altra possibilità Toro. Anche il cronometro, partiti fino alla fine, forza Juve in gol, dai ragazzi, dai, dai, dai. Palla alta, va allo stacco di testa la Juve, poi Chiesa, si prende una smanacciata da Singo. Traiettoria alta del corner da parte di Dybala, poi prova a staccare De Ligt, sbilanciato, niente da fare, ancora una volta esce il Toro, poi Dybala prova la riconquista, non riesce fino in fondo, Zaza. Fischia l'arbitro, non batte nessuno, attenzione, finta di Belotti, parte Rodriguez direttamente sulla barriera. Abbiamo scampata Meite all'indietro nella sua metà campo del Sirigu, 52 sul tabellone, siamo sotto di 1-0. Meite, De Ligt, ah, attenzione, sbaglio di De Ligt. E poi Cuadrado è costretto al fallo in recupero. Detta le posizioni Pirlo dalla sua panchina, parte il cross, smanaccia ad allontanare Szczęsny, poi Kulusevski. Siamo in 6 nell'area di rigore del Toro. Palla centrale, non la prende nessuno, arriva Cuadrado con il destro, gol, 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 gol! La Juve in gol con Juan Guillerme Cuadrado. Un gran destro che ricorda molto un gol vittoria contro l'Inter di Juan Guillerme Cuadrado. Attenzione che c'è il VAR però. Sarebbe veramente un peccato. Fuori gioco. Ennesimo gol annullato col VAR alla Juve di quest'anno. Ronaldo, nella sua posizione classica a sinistra, lo accompagna in corsa Chiesa, Ronaldo scivola verso il fondo, poi crossa in mezzo all'area di rigore, lì però non abbiamo l'attaccante. Prima di crossare, sono sempre quelli del Toro che hanno di testa. Bentancur, attenzione da ultimo uomo, rischio, poi però serve Dybala. Palla in campo per noi, Chiesa. Chiesa raggiunto da Belotti. Palla persa, la recupera Dybala e adesso l'arbitro fischia il fallo perché aveva concesso il vantaggio. Ronaldo, due volte Dybala, bene dentro per Chiesa, attenzione Chiesa, il destro! La conclusione parata da Sirigu in corner. Dai, dai ragazzi, dai ragazzi. Lo scambio tra i due, attenzione. Ramsey dietro per Cuadrado che scivola ma si rialza, va al cross, buono McKennie, gol, 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 gol! USA, Weston McKennie! Il primo gol con la maglia della Juve per l'americano in maglia 14, Weston McKennie! Parte in posizione regolare, qua non ci dovrebbero essere problemi, eh? Attenzione, grande schiacciata di testa di Weston, 1-1, 1-1 adesso, 1-1 al minuto numero 77, questa volta è buono, si riparte da centrocampo.
Cross alto di Paolino, prova a schiacciare ancora McKenny, poi Cuadrado dalla distanza, svirgola la conclusione, alta sopra la traversa. Riconquista palla la Juve, McKenny, attenzione al contrattacco, 2 contro 2 dall'altra parte, Dybala, c'è larghissimo Ronaldo, Paolo davanti in culo, serve a rimorchio a centrocampo Ramsey, subito l'apertura per Cristiano, adesso però il Toro si è chiuso, ma il cross per McKenny è buono, e si sposta per no! Era un gol sicuro di Dybala, cosa ha salvato il Toro con Lianco, andiamo a prenderla. Cross centrale, palla deviata, recupera Cuadrado. Vediamo, può metterla in mezzo, lo fa con il sinistro, Alexandro all'indietro. Bentancur, Cuadrado, adesso il Toro è tutto schiacciato. Cross di Juan, bello, gol! Gol, 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 gol! Sciacquatevi la bocca, la Juve in gol, Leonardo Bonucci! Il gol del capitano, il gol del derby, Leonardo Bonucci al minuto 89, altro cross perfetto, la testa di Leonardo, la testa di Bonucci, la testa di Leo, la testa del capitano, Leonardo Bonucci, 2-1. Mancava un gol nel derby del capitano, eccolo lì, di testa alle spalle di Sirigu, 2-1 per noi. C'è intanto anche una sostituzione del Toro, animi ovviamente concitati, fuori col 77 Linetti per il Torino, mentre noi rivediamo ancora una volta il gol vincente di Leonardo Bonucci, dentro col numero 6 Segre per il Toro. 90-10, una partita incredibile. Arriva uno, arriva due, arriva tre. Non c'è più tempo. Fischio orsato. Squadre definitivamente negli spogliatoi. La Juve ribalta e vince anche questo derby della Mole. 2-1. Un culo ha portato in vantaggio il Torino. McKenny ha pareggiato per la Juve. Leonardo Bonucci, il gol vittoria, il suo gol del derby, per 3 punti in classifica della Juventus che va alla vittoria.